I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Dancing in the Flames, The Weeknd, ci sono tante cose all'interno. Sì, effettivamente parte con un'atmosfera un po' anni 80, però poi vira, diciamo che sì. È un viaggio musicale. Viaggetto, un viaggio musicale. Bravo, che ci rappresenta un po' tutto quello che peccato si sente che si può fare. Peccato che sia quasi autunno pieno, oddio, oggi è quasi inverno, però perché questa secondo me era perfetta come colonna sonora di quelle che fanno girare le palle infuocate sulla spiaggia. Ci sono ancora quelle? Ah, no, sai che non l'ho viste. No, dipende no, dove vai, le destinazioni, cioè Ibiza, quando eravamo giovani andavamo in Ibiza, Formentera. No, poi l'ho viste anche qua, c'è stato un periodo che andavano di moda, come quell'oggetto strano con la cordicella che lanci in aria e la riprendi al volo. Sì. E c'erano quelli che la sera andavano con ste però fiammelle. Con la fiamma era un po' più più difficile. Cioè, non mi dire che le hai visti a Marina Velca. Sì. Quelli con la fiamma? Quelli con la fiamma, ma sto parlando di 10 anni fa, sempre in piccola località balneare, spiaggia libera poi, insomma, 10 anni. Ostia, ci sono le ragazze con le palle infuocate. Quest'estate sul pontile di Ostia hanno fatto un'esibizione. Però con non sono perché la cosa. No, ti vai in Ibiza, le incontri, che so, fai l'aperitivo e c'è una ragazza. Comunque, non è del locale, è lei che lo fa girare. Loro erano un gruppo itinerante. Fa girare le palle infuocate, è brutto. Non so come significa che proprio non la sopporti. Però tu la usi come metafora. Senza metafora. Io rimango sempre un po' affascinato e un po', come dire, perplesso davanti a questi numeri circensi, no? Però che negli anni 70, voglio dire, il circo era una cosa che veniva sempre appunto nelle località di villeggiatura, ma anche sotto casa, anche a Roma, no? Capitava spesso e quindi, come dire, vedere le clavette era una cosa quasi unica, la vedevi solo lì. Adesso, voglio dire, ai semafori è pieno di ragazzi che fanno numeri anche incredibili, cioè io ho visto alcuni veramente molto molto bravi. Difficili, sempre a Roma ci stanno 2-3 semafori che vai apposta per vedere l'upgrade. Posso citare. C'è un semaforo a zona Arco di Travertino Roma, sulla Tuscolana, dove la domenica mattina soprattutto ce n'è uno che è veramente scarso. Proprio zero. Infatti ho visto questa scena, sapete, l'umorismo romano, te do 5 euro ma fai un corso di circo. In realtà la cosa che gli manca, secondo me, è la tempistica, perché invece citando sempre Incroci, Colombo, direzione Ostia, l'ultimo, sempre qui vicino, anche bravissimo. Ma finiva il numero che già era scattato il verde. Esatto. Io te facevo troppo, ovviamente li darei pure. Sono troppo presi dal numero che arrivano che una macchina riesca a fare. Ma sei un artista, diciamo, lo fai per quello, non lo fai per la pecunia. Io buongiorno. Ho sentito invece ti do 5 euro se non lo fai. Anche sempre a Roma. Anche quella, sempre a Roma. Gratis invece il lancio della sigla al 342 000 700, gratis, ma per la gloria futura. Sono belli questi lanci, sì, lo dobbiamo fare ancora un pello, sono belli. Ovviamente c'è sempre posto per qualcosa di meglio. Certo. Sentiamo No, scherzo, sono impegnati. Vai. Lasciatemi cantare con la radio in mano, lasciatemi cantare una sigla piano piano. Ma che? La sigla si canta forte forte. Sigla! Sigla! Mercoledì 18 settembre 2024, questo è Radio DJ. Buongiorno! Va tutto bene! Va con fedele! Il trio Medusa! Motocicletta, riesce a capire! Tipo tutto! C'è il trio Medusa, quindi you don't stop! Canzoni travisate, sembra Vicky Ghost! Una quota rossa, Pink Floyd, ora senti come suona. Comincio la mattina tutti in culo, roba lena. Come dice Lino, porca puttana. Va tutto bene, va con fedele. Il trio Medusa, te sei. Medusa l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio Gabriele Furio. Buon mercoledì a tutti, dai che la giornata è un pizzico e arrivano ancora messaggi di ringraziamenti per la presenza di Annalisa Minetti ieri qui nell'ultima mezz'ora. È una persona che ha dato una carica enorme a tutti voi che siete all'ascolto di Chiamate Roma, devo dire veramente. Allora raramente noi ci capita di, solitamente ci dicono che diamo la carica, esatto. Ieri mattina io sono tornato a far sport, volavo, sono uscito qui, ho fatto la maratona, sono uscito qui. Mettiamo
prendiamo subito un disco e lo mettiamo quando, Patrizio? Adesso. Adesso. Ci teneva a farla sta battuta perché era, no, aspetta, è rimasto un po' indietro. La battuta, devo mettere l'effetto. Adesso. L'ha messa adesso. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131, mettetevi un appunto, sappiamo che c'è tempo fino a stasera, però poi dopo vi passa di mente, siamo sicuri. Questa sera va in onda la seconda puntata dei Fratelli Corsaro, la prima è andata benissimissimo ragazzi, è andata veramente con ascolti eccellenti. Super successo, e ne parliamo con uno dei due protagonisti che è Giuseppe Fiorello. Buongiorno, benvenuto. Non esagerate. Allora, potevamo dire, ne parliamo con l'amico dei due. Però noi non conosciamo bene Paolo Briguglia, esatto, per cui con te abbiamo un certo rapporto. È andata molto bene. È andata bene, ragazzi. Il mondo è cambiato adesso. Certi risultati una volta ti avrebbero cacciato via per sempre. Esatto. Si urla al miracolo, capito? No, è andata bene, siamo molto felici. Vi porto i saluti di Paolo Briguglia. Oh, grazie. Salutiamo tutti i vostri ascoltatori, ovviamente, grazie. In questo momento buongiorno. Ciao, buongiorno. Grazie per l'ospitalità. E quindi stasera la seconda puntata. No, ma soprattutto, ecco, diciamo che al di là degli ascolti, la cosa che è piaciuta molto è la storia. Chiaramente vengono degli romanzi che scopriamo, hai letto proprio tu, cioè sei tu che ti sei appassionato ai romanzi di Salvo Toscano, giusto? Sì, mi sono capitati tra le mani, una persona mi aveva indicato questa lettura, non sono un appassionatissimo di questa letteratura così, gialla. Del giallo. Così. Uh-huh. Cioè, mi piacciono, però non me li vado a cercare. Ci sono inciampato sopra, li ho letti e mi hanno colpito. Mi hanno colpito per una serie di fattori, per la scrittura di Salvo Toscano così, come fosse una scrittura regolare, una scrittura quotidiana, senza stereotipi, senza troppi accenti, e quindi mi ha colpito, e soprattutto ci intravedevo delle opportunità anche personali, anche per me, e ho pensato subito, se proponessi una serie da questi libri io potrei stabilirmi a Palermo per un bel po' di mesi. Non essere così onesto. Ma guarda, i film si fanno anche per questi motivi, certo. Scoperta anche da una bellissima biografia di Marcello Mastroianni che disse proprio questo: a volte ho scelto di fare dei film perché mi portavano in luoghi che probabilmente non avrei mai visitato. Ma certo, cosa penso che somiglia a molti attori, esatto, e molte attrici, che spesso sei attratto dai luoghi che poi ospitano la storia, e quindi vedo un po' di queste opportunità, ma potrei stabilirmi a Palermo, che conosco ma non troppo, e soprattutto la cosa che mi è piaciuta immediatamente è che avrei avuto l'opportunità di duettare con un attore, con un collega, con un amico, se mai avessi avuto l'opportunità di avere la fortuna, di aver avuto la fortuna di trovare un bravo attore anche amico. Ho trovato Paolo Briguglia disponibile, che mi ha dato anche questa possibilità, non essere l'unico e solo protagonista, certo, di una, certo, storia, ma essere in due e giocare un po'. Anche diciamo con due caratteri molto diversi, no? In questa serie. Cioè, tu sei un giornalista appassionato, un po' farfallone, no? Anche farfallone, e lui invece è completamente diverso da te, diciamo, insomma, in realtà ha delle caratteristiche mie quasi personali, le ho prestate al personaggio di Paolo, Roberto, interpretato da Paolo, e ha quella lieve ipocondria che insomma lo porta sempre lì ad essere un po' ansiosetto, preoccupato di un fastidio, di un qualcosa. Sono un po' così nella ci vita, piace, no? Che la definisci lieve, cosa che condividiamo, ma io sono come Carlo Verdone, sono un appassionato di bugiardini. Sei un appassionato di chiaramente te li leggi tutti, e poi peggiora con l'età questa roba, almeno per quello che ci riguarda. Ma internet è ancora peggio, perché al primo sospetto che tu hai su di te vai a fare l'errore che non va fatto, dietro la schiena, in basso a destra. Io adesso sono nel vortice dell'epicondilite, lo conoscete? Sì, certo, il famoso gomito del tennis, ma senza giocare a tennis non c'ho manco la cosa.
le posso dire cos'hai al braccio? No, così di colpo una mattina mi sono svegliato, mi faceva un po' male il mondo. Senti, i fratelli Corsaro, la domanda viene spontanea. Vai. I fratelli? Dimmi che te l'hanno fatta. Mi sono reso conto di una cosa, che nei fratelli Corsaro, cioè nel titolo i fratelli Corsaro, c'è lui. È un po' romana, e c'è Rosario. I fratelli Corsaro. Corsaro. No, vabbè. Pensa che stavo pensando ai fratelli Corsetti Davide, una gag che c'è successa. Corsi. Perché tu qui hai un Gabriele Corsi e un Furio Corsetti. Quindi tu sei fratelli Corsari, abbiamo Corsi, Corsetti, Corsaro. A noi ci dissero fratelli. E beh, ho detto, guarda, con cognomi diversi è difficile, insomma. Questa cosa, insomma, della fratellanza, ovviamente era inevitabile pensarla mentre ci davamo con Paolo, anche Paolo è fratello di due fratelli, lui ha la fortuna invece di avere, di essere più grande e più piccolo, quindi i punti di vista. Io ho vissuto solo quella parte del fratello più piccolo, quindi non ho mai potuto nemmeno immaginare che cosa vuol dire essere fratello più grande, e girando un po' ci giocavamo su questa cosa, ci scherzavamo con Paolo, e guardavo Paolo pensando come mi avrà visto sempre, insomma, Rosario, mio fratello. Penso che abbia provato anche della tenerezza. Tenerezza. Io direi di fermarci qui. Torniamoci qui. Diamo l'appuntamento questa sera su Canale 5. Grazie. Paolo Briguglia, l'ottimo Beppe Fiorello, che abbiamo avuto l'onore di avere qui al telefono, i fratelli Corsaro. Grazie, Beppe, ti vogliamo stasera. Bene. Ciao, grazie. Ragazzi. Ciao, Beppe. Ciao. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Coma cose, ma la vita, alle 750 qui su Radio DJ in chiamate Roma 3131, ecco, che sbuffi io, Giorgio. Io non capisco, devo lamentarmi con il direttore di questa radio, con Linus, perché stiamo passando una canzone che inneggia la malavita. Malavita, è una cosa è separato, Giorgio. So che è scritto tutto attaccato, Mi sono sbagliato. Ti sei inalberato inutilmente. Lo so. Però bravo Giorgio che hai fatto questa osservazione. Malavita, va avanti. E sentiamo se il nostro Enrico è già collegato, perché oggi dobbiamo sentire po' di notizie relative al meteo. Buongiorno Enrico! E ci sono, questa è una buona notizia, visto gli ultimi collegamenti un po' così zoppicanti, ecco, degli ultimi giorni. Quindi forse non sta piovendo lì, visto che ogni volta che piove abbiamo visto un tempo pazzesco, delle mareggiate incredibili. Sì, infatti siamo ancora alle prese con questo vortice stazionario. Sì, in questo momento, adesso guardo proprio fuori dalla cabina, non sta piovendo. Questa è già una notizia. Ieri veramente tutto il giorno pioggia inesorabile, proprio siamo stati travolti. Quindi oggi al nord comunque aspettiamoci ancora delle piogge sulla Liguria, sul Basso Piemonte, Bassa Lombardia, Basso Veneto, ma soprattutto Emilia e Romagna, con rischio ancora... anche appunto perché pioverà sul bagnato, quindi anche oggi pioverà dopo che tutto ieri l'ha fatto, per cui attenzione. Esatto, quindi c'è una sorta di allerta ancora in queste aree. Come abbiamo detto ieri, fate attenzione ai sottopassi, a tutte le strade vicino ai corsi d'acqua, anche se si può, visto anche come sia fragile poi in questo periodo il territorio, evitare zone in cui potrebbero verificarsi frane, certo. In effetti c'è proprio l'allerta in Emilia Romagna, ma anche al centro non scherziamo, perché in questo momento magari non è brutto dappertutto, però ci sarà un peggioramento generale con piogge che coinvolgeranno un po' tutte le regioni, ma soprattutto anche oggi il settore adriatico, in particolar modo le Marche, che come è successo ieri, e anche al sud qui le piogge coinvolgeranno il Basso Tirreno e di nuovo la Puglia, anche qui abbiamo avuto dei problemi ieri, quindi attenzione anche oggi sulla Puglia arriveranno delle piogge. Temperature aumenteranno leggermente al centro e soprattutto al sud, perché ci sono dei venti meridionali, quindi sud-occidentali un po' più tiepidi, mentre domani ancora coinvolgimento da parte del maltempo di Emilia, Romagna e Marche. Poi finalmente venerdì si respirerà e quindi basta, ci si asciugherà un po'. Ok, ecco, diciamo che Boris sta perdendo insomma la sua forza, questo ciclone che ci ha travolto. È andato e tornato. Quindi per il weekend almeno buone notizie per quanto riguarda il meteo. Benissimo Enrico, grazie, ci sentiamo domani. Ciao Enrico. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. E quindi dopo la gag, Alessio, che lo mettiamo adesso, ora mettiamo Rita, ora!
Oggi siamo fortissimi qua a Radio DJ. Oggi con l'orologio siamo fortissimi. Mamma mia, ora esatta qua tutte su Radio DJ. Tutte sul tempo. Ma perché abbiamo trovato un argomento del giorno? Intanto non ci serve. Ma non ci serve con tutta questa... C'è solo ilarità. Divertimentalità. Divertintismo si chiama, ragazzi. Il mi devo sempre correggere. Le 807, avrete capito, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Ma dobbiamo fare le cose fatte per bene, quindi... L'annuncio esce con il numero 11, Gabriele Corsi, ed entra con il numero 67, Andrea Prevignano. Non ho sentito bene. Tutta la prima se non vi interessano i miei, basta usciamo dallo stadio. Se non vi interessano 80. I miei contenuti, fate le vostre bellissime ma no, battute. Ci serve per introdurre l'argomento. Ma certo, siamo usciti dallo stadio perché proprio fuori dallo stadio. Ma poi non era Danilo da Fiumicino che doveva, no? No. Senti, tanto è arrivato già adesso, Danilo, dai, accenditi il microfono. Buongiorno, buongiorno Danilo. No, io stavo qui ad ascoltare. Non è proprio niente da fare. No. Sei puntuale. Lui è l'umarell delle trasmissioni, si mette lì. Sei l'unico che non trova mai traffico. Io cioè la povera Veronica, poveraccia, che arriva dall'altro lato di Roma come te, arriva sempre traferata. Io sono un ascoltatore privilegiato, quindi e poi Veronica è l'unica che abita a Roma e ancora non si è fatta il motorino, cioè pure questo è vero. Come fai a andare in giro in macchina? Prossimo passaggio. Mi è stato impedito di fare il motorino, nonostante io lo sappia guidare molto bene. La famiglia non vuole che io ti do una notizia che riguarda proprio te e ci ridiamo in due. Non c'è passaggio di proprietà, così puoi gestirlo meglio. Poi ci siamo capiti. Io però me la rendo da sola difficile. Cioè, ok, benissimo. Però appunto abbiamo detto, stiamo parlando di stadio, di cose che accadono fuori allo stadio, perché sabato belle. Credo di cose sia belle, una cosa molto belle. Bella. Finalmente dal mondo del calcio arriva una bellissima notizia, perché fuori lo stadio, appunto a Bari, durante Bari Mantova, cosa è successo? Sì, poco prima di Bari Mantova, Daniele Ceglia, ex calciatore biancorosso, che ha un suo progetto sociale che si chiama A Bari Nessuno è Straniero, ha voluto dimostrare concretamente questo concetto e ha offerto focaccia barese ai tifosi del Mantova che arrivavano. Hai capito? Questa cosa è chiaramente finita sul web. Certo. Ragazzi, benvenuti a Bari di nuovo, bentornati in Serie B e mo mangiatevi la focaccia. Vieni. Buona! L'abbiamo appena mangiata. L'abbiamo appena mangiata, dice il tifoso. Mangia pure questo. Adesso mangio. Questa è una cosa che proviamo ogni anno che andiamo a Bari per la DJ Ten. Non ce ne vogliano, ma noi atterriamo. E già ti arrivano pasticciotti, focacce, tutto. Anzi, è bello beccare pure, e poi parleremo di questo, sia di quando molto spesso l'ospitalità diventa anche un po' troppo aggressiva. Presente, sì. Quelli in missione da Lecce che ci portano, tipo il pasticciotto, che ho capito che è leccese, non è pugliese. Non è barese, in missione di nascosto mangiano, ma gli dici ma è di Lecce? No, ma mangio qua. Per quello arrivano all'aeroporto, capito? Nell'area non 007 che certo, no, guardate che Lecce è meglio di Bari. Assaggia questa che è meglio. Quindi 3420000700, immagino che anche voi avete avuto ospitalità a che fare con questa accoglienza molesta. Molto molesta. Ma nel mondo dello sport ci sembra di capire. No, non solo in quello dello sport, nel mondo proprio, se volete andare in un posto dove siete accolti a braccia aperte, dove andiamo? Previ, vuoi una classifichina? Faccio la classifichina. Beh, allora facciamo le cose fatte bene, visto che stai facendo poco. Patrizio, base classifica, guardalo come va. Bravo, vedi, dito proprio. Questa è la base classifica. Vale un po' per tutto, è base per tutto. Cioè, tre basi abbiamo, Previ. Questa non merda. Fatela andare bene. Booking.com ha rivelato le destinazioni più accoglienti dell'anno e vincitori dei Traveler Review Awards 2024. Allora, per il settimo anno consecutivo l'Italia è il paese con il maggior numero di località premiate per accoglienza e ospitalità. Spagna, Francia, Germania e Regno Unito sono quelle che arrivano. Però insomma di questo c'è sempre stato riconosciuto, insomma, di essere molto accoglienti. Sì. Oltretutto molti di voi, già prima mentre ne parlavamo in redazione, facciano notare che per avere quella stelletta in più nelle recensioni magari si esagera anche con l'accoglienza. Sì, perché le grandi strutture hanno una loro prassi da seguire, no? Con l'ospite, quindi tu vai nel grande albergo e c'è tutta una sequenza di cose che fanno. Ma abbiamo ospitante. Qui abbiamo un ospitante che però ha di quelli piccoli, no? Ovviamente. Quante persone puoi avere dentro il tuo bed and breakfast? Massimo 6 persone. Massimo 6, quindi. E quindi
cos'è che fai per renderti piacevole? Il problema è Arianna, che praticamente fa di più di quello che diciamo che riceviamo, perché Arianna dà un servizio superiore al prezzo che ha pagato l'OS, però pur di avere la recensione, certo, si fa positiva. Tutto per la recensione, però quindi l'Italia è il paese dove si delle viene recensioni accogliere. Positive, ecco, diciamolo così. Al decimo posto nel mondo tra le località più accoglienti e ospitali c'è Fujikawaguchiko in Giappone. Giappone sono tanto, sono effettivamente molto iper ospitali, e se vedono un turista in difficoltà comunque ti aiutano in maniera efficiente, oppure comunque ti aiutano, ma non è detto che sia. Non è detto che sei stato tu a Tokyo. Quindi. A me è successo, l'ho già raccontato anche qui ai microfoni della Radio DJ. A Tokyo non puoi avere delle esitazioni in metropolitana. La metropolitana di Tokyo è piuttosto complessa da girare e spesso non ci sono i caratteri occidentali. Se tu tiri fuori una mappina, ma ti metti in un angolo proprio così, hai subito attorno 47 giapponesi pronti a indicarti, che ti danno indicazioni che poi che sono fuorvianti, come in Italia, cioè, però bella, grande gentilezza. Poi, io sono cresciuto con l'immagine degli hawaiani che ti accolgono appena arrivi all'aeroporto con la corona, è certo. Ancora così. Esiste di fiori? Non lo so, mai è stato mai successo. Yaisalmer, India, al nono posto, Mazatlan in Messico, Uzes in Francia, Che è Moab negli Stati Uniti, che non so di preciso dove sia, secondo me sono tutti nomi totalmente inventati. Posti così piccoli che per forza sono ospitali. Grindelwald in Svizzera, Daylesford in Australia, Viana do Castelo in Portogallo, Ermopoli in Grecia e Arraial d'Ajuda in Brasile, che Arraial effettivamente t'aiuta. Arraial t'aiuta, niente, per forza. Non riesce. Questa gag la volevo fare da 20 minuti. Ma lo abbiamo visto. Dobbiamo parlare prima poi, perché comincia a essere un problema serio. Tra le tante cose belle di Bari, abbiamo scoperto anche che Anna Oxa è nata a Bari e nel 78 a Sanremo ha cantato Un'emozione da poco, arrivando seconda. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Le 818 è impossibile non cantarla, male perché è difficile da cantare, ma è impossibile non cantare. Malissimo. Un'emozione da poco di Anna Oxa qui su Radio DJ al 342 00 00 700. Abbiamo messa perché appunto è di Bari. A Bari c'è questa bellissima iniziativa di questo tifoso che accoglie i tifosi avversari offrendo la focaccia e dimostrando che appunto Bari è aperta e accogliente. Bari non ha stranieri, come dice. E stanno arrivando tanti messaggi di gente che è stata travolta dalla cordialità e l'ospitalità in tutto il mondo, giusto? Tutto il mondo o Italia? Buongiorno trio, io proprio dentro lo stadio, all'epoca San Paolo, proprio contro il Bari, ero abbonato nel settore tribuna laterale, venne una famiglia barese che evidentemente non aveva trovato posto, biglietto nel settore ospiti, e venne con un guantale di paste, di dolci, e ce lo offrì a tutti noi più o meno lì prossimi. È stata la prima volta in tanti anni di abbonamento che mi è capitato. Devono essere i baresi, fantastici. Lo sono, sicuramente. Te lo diciamo lo per esperienza. Per esperienza ve lo diciamo, c'è un'accoglienza incredibile. Mi ha ricordato che in realtà negli anni Ottanta, soprattutto Roma-Napoli, che era una partita, sì, adesso diciamo c'è purtroppo un altro clima, però era una partita tra due squadre gemellate, c'era lo scambio di cibo in tribuna. Io avevo amici che partivano con le cose preparate a casa, sì, sì. E c'era questo scambio di cibo. Oggi è un po' più complicato. Un altro messaggio. Neanche entrare. Ciao ragazzi, buongiorno. Moab è nello Utah. E effettivamente mi è capitato, non è nel 96, di essere stato accolto molto molto bene, perché non c'era posto in nessun hotel o motel, e un gentilissimo manager americano ci ha indicato un posto dove andare, una sorta di bed and breakfast. Veramente molto gentile. Moab, Utah. Ah, ok. Ciao. Grazie. Mob, Yuda, ma che cosa ci vai a fare? A Mob? Non lo so, però Yuda. Già che sono gentili, insomma, vista sono molto gentili, però l'aria che tira in America, me lo segnerei. Mob. Poi ci dice Mob. Anche come si scrive. E abbiamo al telefono Francesca da Monza. Buongiorno Francesca. Buongiorno.
Ciao, che emozione sentirvi. No, è un'emozione no. Da poco, come dice Anna Oxa, sarà da molto più forte adesso perché tu hai vinto. Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano. Che tra Milano e Monza siamo lì, quindi non puoi non venire il 13 ottobre. Vi aspettiamo in tantissimi, anche perché le iscrizioni stanno andando alla grande e non vorremmo poi, come al solito, doverci trovare gli ultimi giorni che qualcuno di voi non possa venire. Buongiorno di nuovo Francesca, e tu hai a che fare con Bari? Sì, io avevo una compagna di banco delle superiori che era di origine barese, e un'estate in vacanza in Puglia con la mia famiglia ho deciso di andarla a trovare a casa della nonna. Mi sono presentata a metà mattina, saranno state le 10 del mattino, ho suonato il campanello, lei mi ha aperto, mi ha salutata, dietro di lei è comparsa sua nonna con un vassoio enorme di cozze gratinate. Alle 10 del mattino. Che mi ha offerto. Certo. Che mi ha offerto, io gentilmente ho rifiutato, lei si è girata verso la mia amica e mi ha detto: poverina, ma è malata? Guarda, l'associazione è sempre quella: che fai, non mangi, stai male? Stai male, sì. No, sono le 10, le cozze gratinate non sono esattamente quello che metto nel maritozzo. Se le vuoi te le faccio in bianco al massimo, ti dicono, però comunque le devi mangiare. Francesca, è così, ma è anche il bello di questi posti, nel senso che poi puoi usufruire le famiglie specialmente, ti lasciano mai senza cibo. Continua a dire, io non sto parlando del mio personale in Calabria, potrei parlare qua per ore. Francesca, noi ti aspettiamo, come ti abbiamo detto, il 13 ottobre a Milano la DJ Ten. Un abbraccio, ciao. Grazie mille, buona giornata. A te, ciao ciao. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuori, quando vuori. Laurie Road qui su Radio DJ alle 825. Giustamente Danilo ci fa notare che MGK, giusto, è un integratore, può essere anche un digestivo, giusto? No, integratore. È un integratore. Teneva a dirlo. Bravo, bene, il tuo apporto come al solito è fondamentale, come quello dei nostri ascoltatori che al 342 00 00 700 mandano i loro contributi. Mi sembra di capire che il primo però è un ascoltatore speciale, sì, giusto? Sì, che è andato via da poco, ma ha qualcosa da dire. Sì, Furio, è corretto, gli avoiani ti accolgono con la corona di fiori, il problema è che chiede a Laura Pertici, che sfilano poi $60-70 l'una. Ah, e questa è un po' un'accoglienza truffaldina. Scusate, più ti mettono al collo, sì, più paghi. Devi controllare che non ci sia l'etichetta col prezzo. Perché la fa? Ma lei si sta portando via? No, me l'avete messa voi? No. E poi ci fanno notare che quelle comunque collane di fiori non puoi riportarle indietro, cioè devono rimanere, cioè le paghi lì e te le tieni solo durante la vacanza. Un altro messaggio. Ciao Zuzzoni, io ho diversi amici pugliesi. E ero andata a trovare una di queste mie amiche e sua mamma, per rendere il soggiorno più piacevole, mi ha detto: domani mattina mi alzo presto, vado in pescheria, così ti faccio riso, patate e cozze. Io non mangio molluschi e crostacei, mi spiaceva dirgli, ho detto: guardi signora, non si offenda, ma non mangio molluschi e crostacei. Ah, allora ti faccio la focaccia e ti compro la stracciatella, la mangi? Sì, mi ha comprato mezzo chilo di stracciatella e mi ha fatto una focaccia fatta in casa che ancora me la ricordo. Meno male, ci hanno appena mandato mezzo chilo di stracciatella, no. E chi se ne frega, non mangi dopo, ma lì te la devi godere. Ci hanno mandato una foto reale di un vassoio di ricci sotto la curva del San Nicola di Bari, con tifosi che stanno mangiando. Non solo focaccia, quindi viene anche ricci di male, quello che c'è loro mangiano. Cara la Bari, sbrigatevi a venire in Serie A, che non vedo l'ora di vedere Bari-Lazio, te lo dico. Previ! Allora, il nostro ascoltatore Danilo, fedele ascoltatore Danilo, a Dublino, che vive a Dublino già da diversi anni, dice: se chiedi informazioni a Dublino su dove si trovi un posto, ti ci portano e si fanno anche due passi con te, poi si fanno due chiacchiere, bevono una cosa. Certo. Poi è un rito, cioè non è che tu devi raggiungere il posto. Ti dispiace se prendo da birra? Ti dispiace se prendo tua moglie? Questa è un po' di solitudine della gente del posto, secondo me. Prego. Poi ci sono anche gli ospiti però, che sono molesti in qualche modo, non solo gli ospitanti. Dice: maledetto il momento in cui ho detto al mio amico
amico Mario, detto l'insensato, fa come fossi a casa tua. No. Quando ho iniziato a sputare i semi dei mandarini nella ciotola del gatto, che tra l'altro stava distante 3 metri, mia madre ha deciso che era troppo e l'insensato è uscito. Caro insensato, era un po' troppo, no? A casa del nonno di un amico in Abruzzo, dopo un pranzo cominciato alle 12, ci siamo alzati da tavola alle 17. Mm-hmm. Non contenti, il nonno di anni 90, dopo una passeggiata tutti insieme nella campagna, si è messo a raccogliere un po' di legna. Nonno, che stai facendo? Ci facciamo un po' di arrosticini. Dai! Lì per lì, insomma. Così, facciamoci due arrosticini. Ma io non ci vedo nulla di male. No. Mia zia divorziata da poco, senza figli, si è invitata a cena il 24-12. Non la lasciate sola. Beh, no, quello del Natale però veramente, sì. Quello un momento poi è rimasta giustamente a dormire. Ma è pare giusto. È andata via il 5 maggio. Il 5 maggio? No, 5 gennaio. Sicuro che 5 bene maggio, gennaio sarà. 5 maggio. E la piegatura. Vabbè. Mio fratello ha inaugurato la sua casa, tutto bene, ha fatto il coniglio con le olive, buonissimo. Buono. Tra l'altro, se solo non avesse confessato di avere denocciolato le olive una a una con la bocca. Aspetta, che con i denti faccio il taglietto. Adesso arriva Danilo, riesce a fare peggio? Secondo me sì, vero? Non ci trovo nulla di male. Ma infatti lo sapevo. Dai, fermi lì che torna tra poco. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Eh sì, Gangsta Story, Tropico e Dat Boy De l'hanno messo in realtà perché pensavano gli amici della program, che salutiamo, Francesco, Sabrina e Dario, eccetera, perché Danilo sono giorni che ha fatto praticamente cambiare tutto il palinsesto della radio per trattare un argomento. Di nuovo buongiorno Danilo. Certo. Arri buongiorno Zozzoni. I cinghiali, eccetera. I cinghiali, lasciatemi la notizia sui cinghiali. I cinghiali, poi scopriamo che... Non la faccio. No, ragazzi. Ma cos'è questo? Sto diventando politically correct, capito? Tu? Quindi non voglio. Verso i cinghiali. Verso tutti. Verso il mondo. Quest'estate ho perso tantissimi follower. Sempre per le mie piccole polemiche che faccio su Instagram. Ma forse per come tratti quelli che ti rispondono. Sì, secondo sono alcune sembrano proprio capziose. Quindi ho cambiato strategia. Modalità. Quindi sei diventato amico dei cinghiali all'improvviso. Io abbando degli ubaldi. Appunto, poverino, c'era questa notizia che prossimamente a Roma, in parecchi ristoranti, verrà servito il cinghiale romano. Quello che viene abbattuto in maniera regolare, dentro il raccordo. Sì, ma dentro il raccordo, quindi proprio anche quello di via Baldo degli Ubaldi, perché viene citata anche come zona via Baldo degli Ubaldi, ricordo è al centro di Roma. Tu potrai mangiare veramente un cinghiale a chilometro zero. Però il nostro amico, vedi, già lo sapeva prima. Già lo sapeva. Spara. A mangiare questo. Io avevo previsto nel mio intervento un menù tutto romano. Tutto romano. Ma ho detto perché? Perché? Perché andare a infilarsi in questo ginepraio dove c'erano i cinghiali nel ginepraio. Pure lì. Cinghialaio ti potremmo dire. Quindi però se prossimamente verrete a Roma, visto che avete parlato di accoglienza, potrete trovare sui menù anche il cinghiale romano, quello a chilometro. Però quindi non possiamo trattare, abbiamo parlato in maniera defilata, non ho detto se sono d'accordo. Siamo sono stati contrari. Informativi, abbiamo dato la notizia. Basta, ok, partiamo con la sigla. Noi siamo sempre qua, tu dove vai? Stai qui, il speaker preferito da tutto lo stivale. Con i tre zozzoni sono gente che vale. Bevevo la birra, avanti, avanti con Danilo. Che poi la cosa che mi preoccupa è che è vero, a Roma siamo pieni di cinghiali in alcune zone e la soluzione che hanno trovato è mangiarli, ma siamo anche pieni di sorci. È quello che mi preoccupa. Che ti preoccupa da gabbiani, un sorcio abbastanza grande potrebbe passare per cinghiale. Non è che prima o poi, vabbè. Eri riuscito a schivare, devi rifinire dentro. Andiamo con fatto caso. Ci ha mai fatto caso che i cappotti costosi, quelli di qualità, quelli che non si rompono mai, non si usurano mai perché li ha anche pagati tanto,
c'hanno 2000 bottoni di ricambio, visto? Cioè, sì, è vero, tu, e i bottoni non si staccano mai, non ti serviranno mai. Invece i cappotti, quelli economici, sì, quelli che come esci dal negozio cominci a perdere i pezzi. Tra l'altro con due bottoni, non con tutta la fila di bottoni. Quelli mai, mettetelo un bottoncino di ricambio che poi c'è sempre. Oppure te lo mettono sull'etichetta. Sull'etichetta? Sì, quella dietro, che lo devi tagliare. Bravo, io non lo faccio. Butti l'etichetta e butti il bottone. Non lo faccio mai, infatti è vero, ma li mettono ancora i bottoni su etichetta? Forse le camicie. Le camicie sicuramente. Sul fondo della camicia, alcune camicie hanno i bottoni di ricambio. Quelli devi scucirli, che devi fare? No, ma io l'ho sempre lasciato. Ma tu non hai mai messo la camicia in vita tua? Che ne sai? Oggi proprio. Per quello, io tanto me la metto nelle mutande. Io quando mi metto la camicia, la infilo nelle mutande e farmelo uscire fuori. Ma mi dicono che non è, diciamo, il procedimento giusto. Ma è una cosa che insegnarono anche noi, ricordo a quelli che il calcio, stesso problema, quando stai seduto molto a lungo la camicia si allenta, esce fuori un po' la mutanda, è brutto. Ma no, dipende come porti il pantalone. Ma come ti vesti? Ci hanno fatto caso che soprattutto Veronica, lo so. No, perché l'ho immaginato e non è stato bello. No. Ma io cercavo di cambiare argomento apposta. Però ci hanno fatto caso che soprattutto le tavole calde hanno la lavagnetta con scritto piatto del giorno, sì, pasta e fagioli. Okay. Ma molte volte il piatto del giorno è sempre pasta e fagioli. Quindi scrivete piatto di tutti i giorni. Mettete fuori piatto di tutti i giorni, pasta e fagioli. Piatto della settimana, così almeno accorci. Perché un secondo me il tizio della tavola calda spera che tu, è la prima volta che passi lì, leggi piatto del giorno, diciamo, vedi, oggi c'hanno pasta e fagioli. Se ma tu probabilmente perché espresso, il piatto espresso, perché a volte possono allora avere. Scrivi piatto espresso. Cioè le parole sono chiare. Hai ragione. Dai, la piegatura sì che siamo lunghi. Ci ha fatto caso che il dentista ti dice: mo te faccio un po' d'anestesia. Domani, io la sto dicendo perché domani vado dal dentista, quindi ti auguri di avere dell'anestesia? No, lui ti dice: guarda, mo te faccio un po' d'anestesia, poi vediamo come va. Se te fa male te ne faccio l'altra. Ma fa male, cioè adesso lui arriva lì con, diciamo, il trapano e sente finché non senti dolore, lui continua. Poi se senti dolore te dà un'altra bottarella di anestesia, ma fa male subito. E lo so, Dani, ma c'è un po' di sadismo in quello, devi vedere. E anzi che non ti fa poi tutta la serie l'interrogatorio col tuo tubetto in bocca. Comunque arrivano polemiche inutili, quindi mi potrei fare dei nemici, ragazzi. Subito ci ho ripensato. Ci hai ripensato, bravo Danilo. Nel frattempo ci andiamo a ascoltare IREM, questa è Shiny Happy People 1991, questa è Radio DJ e questa è Chiamate Roma 3131. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. Shiny Happy People, mentre attraverso il mare in burrasca e una pioggia incredibile qui a Pesaro, non lo so, c'è un po' di magico. Grazie ragazzi, Daniele da Pesaro. Daniele Aldo Rock, hai ragione. Sì, Daniele, noi ce la mettiamo un viaggio tutta. Incredibile, un viaggio incredibile. Pesaro. Ma attraversa il mare con cosa? Sì. Ma no, starà sul lungomare e vedrà con la coda dell'occhio il mare mentre ascolta Radio DJ. Il mare che si apre. Però lui ha detto che l'attraversa, sì, quindi sì, magari sì. Sa, che ne so, sul pattino. Su un ponte. Un ponte che magari collega, ponte. Non lo so. Danilo, senti, ma sei già non indagare, con le polemiche, già polemico sei. Allora partiamo con la rubrica polemiche inutili, è una sorta di sfogatoio personale. Comunque ragazzi, in 5 minuti, ma quanti argomenti ti apro e non li chiudo? Bravissimo. C'è una quantità di parentesi che neanche esistono. Sì. Parentesi tonda, quadra, quindi, graffa e poi non so cosa mettere. Apriamone altri così a caso. La prima polemica è basta ai prodotti, soprattutto i biscotti, quelli confezionati che te ci scrivono sopra l'ingrediente principale, visto tipo che ne so, te ci mettono nel barattolo di miele. Sì. E tu dici, cavolo, questi sono frollini al miele. Sì. Poi vai a leggere gli ingredienti e c'è lo 0,0001. Praticamente c'è una leccata di miele. No, cioè, sono stati nello stesso posto dove è stato appoggiato del miele. Un giorno. Tempo fa. Cioè, se può fare sta cosa che mettono che il barattolo di miele e poi non c'è star miele dentro. Cioè, capito? Io vado e io mi fregano sempre. Cioè, perché poi li prendo sconvinto di sentire il sapore del miele. Vabbè, compra del miele a parte.
no? Dico è sano. Io quando leggo riso lo prendo, ne so, frullini al riso, pure se non c'è sa dentro, però mentre li mangio mi sento leggero. Più leggero, riso, sì. Risaia, come basta a proposito di cibo, basta tutti i food blogger che ti dicono sto ristorante fa il panino più grosso di Roma, la pizza più enorme di Napoli, l'arancino più grosso di Palermo. Allora o mi tirate fuori un manuale dove ci sono tutte le misure, come fai a dire tipo il Guinness dei primati che quello è il panino più grosso, ma come fai? Io vado su a fiducia, una polemica proprio inutile, sì, questa è veramente inutile, la contropolemica, ma l'hai fatto pure te però quando? Ho fatto? Sì, l'hai fatto, può essere però, però pure però mai che te dico fammi continuare la polemica, cioè, continua. Sono quello che fa la polemica, giusto, hai ragione, sì. Mai che te dicono il panino più buono di Roma, il panino più grande, il panino più economico, il panino più... Ma lo sai perché? Perché un influencer non è che ti può dire che è buona una cosa, perché non la vedi. Quello che tu vedi è quanto è grande, quanto è alto. Che poi è vero, io dimentico che io sono influencer. Certo. Però adesso no. Adesso no. Quindi posso polemizzare con te stesso. Con l'altro me stesso. Okay. Allora, poi tutta sta rubrica era partita per questa polemica che mi è successa questo weekend. È questa che sta arrivando, ok. Basta. Alle sagre, dove ad esempio Sagra del Fungo porcino, non voglio dire, ma c'è che c'è sa tutto tranne che il fungo porcino. Come no? Adesso tu arrivi e c'è sa quello che venne i materassi, quello che venne aspirapolvere, poi c'è sa quell'altro che venne i centrini, ancora adesso quelli che metti quelli ho visto e non l'ho neanche comprato, me ne sto mangiando le mani, l'attrezzo per pulire i vetri. Bravo, poi io quello che dico, tu sei stato tutta la settimana a lavorare in mezzo al traffico, problemi su problemi, tutto quanto, un fine settimana ti vuoi andare a rilassare e mangiare due funghi porcini. Niente. Ma come te vate comprate il lavavetri? Cioè, perché, cioè nella tua vita cos'è andato storto in quel momento che tu stai in fila lì e stai a fare il contratto per comprare il robottino per asciugare a casa? Però se lo fanno vuol dire che c'è chi lo va a comprare. È un punto di certo dovrebbe essere un punto di raccolta persone intorno ai funghi porcini, ma se non ci sono... Comunque io sono uscito con volantino di materasso, quello Memory, e non ho mangiato i funghi porcini. No. Ed ero nervoso. Ero nervoso perché non c'avevo né il materasso e né i funghi porcini, quindi questa era la polemica. Abbiamo finito, no? C'è l'ultima, dai, l'ultima, veloce, l'ultima. Basta! Alle percentuali sulle creme solari, hai visto? La crema solare 15%, 25%, creme solari. Ma non è la percentuale, credo che sia. Ma non è la protezione. La protezione. La protezione. Che è la percentuale? Che è la percentuale? Ma che so, è una scala. Ma che so, un pollo al forno. Mettila al 45%, al 50%, io non so. Ma non quanto. È per cento, Danilo, è il codice, ora non mi ricordo. È la polemica inutile, ricordiamo. È una scala, ma è non una lo scala so. Di protezione. Quale il massimo è protezione totale. Poi ci è sta. È il Sun Protection Factor, quindi fattore di protezione solare. Ma 50 che significa? Mi abbronzo tanto o mi abbronzo poco? Quindi zero, essere quasi protettivo. Quando devo mettere il 25? Cioè, in che momento della vita devo mettere il 25? Perché quando devo stai mettere all'ombra, quella 70, capito? Danilo, sei arrivato molto carico, molto devo carico, dire, ma in maniera insensata. Fatelo dire proprio. Queste sono veramente polemiche. È proprio inutili. Io ho dichiarato, ragazzi. Io dichiaro quello che faccio, ragazzi. Vabbè. Non vendo sogni, ma solide realtà, ricordiamolo. Meno male che siamo arrivati alla fine. Ti fermiamo qua. Torni domani? Torno. Siamo sicuri? Siamo sicuri e vogliamo farlo tornare? Già c'ho la rubrica pronta, quindi. Quale? No, non ve lo dico, domani. Vabbè, sentiamo, scopriremo domani. Grazie Gianni, grazie Andrea. Grazie Veronica, grazie Patrizio. No, grazie Danilo, no. Domani torni. Appuntamento con noi è domani alle 7.30 qui su Radio DJ, la linea Van Milano. Un saluto da Giorgio e Furia, domani, ciao. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.